Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che stiamo facendo? Detto stiamo questo, entrando in guerra. Addirittura qualcuno si chiede: ma manderemo le truppe prima o poi? Avremo i nostri soldati sul suolo ucraino? Cioè, sono tutte domande che circolano. Fermati un attimo, che sento Donzelli, non lo posso tenere lì al freddo troppo a lungo e poi torno in studio da voi. Buongiorno Donzelli, come sta? Ciao, buongiorno, bene, bene, ciao. Scusi, mi dica una cosa, perché oggi c'è un pezzo molto interessante di una signora che conosce bene Giorgia Meloni, che è Monica Guerzoni, nel senso che insomma è esperta di faccende legate a Palazzo Chigi, segue la Meloni con grande attenzione, che dice che addirittura la Meloni non solo, come ha detto Pietro, non è che si fosse particolarmente né arrabbiata né innervosita di quelle parole di Zelensky, ma addirittura dice in un virgolettato che Zelensky poteva dire parole ben più dure volendo su Berlusconi, e quindi è andata pure bene, è così? Ma guardi, ora io questo virgolettato non l'ho sentito, dopodiché credo che come sempre in Italia ci si concentri sui dettagli invece che sulle questioni importanti, e la visita a Kiev è stata una visita importante che ha rimesso l'Italia al centro in questo momento delle questioni internazionali. L'Italia schiena dritta con una politica estera molto chiara, poi ovviamente in Italia più che in Ucraina a qualcuno piacerebbe dividere il centrodestra e giocare a dividere la coalizione che sta governando l'Italia, è comprensibile, ma non ci caschiamo, non ci cascheremo in tutto questo, la coalizione è compatta, unita. Donzelli, è una mi perdoni, estera. Sa che simpatia io per lei, ma mi pare che facciate tutto da soli però. Ma no, perché mi sembra che se la Meloni, cioè ovviamente comprendo Travaglio, se la Meloni avesse in quel momento replicato, risposto, messo delle questioni interne in un viaggio internazionale così delicato e importante, avrebbe portato all'estero delle questioni che oggettivamente non esistono, tra l'altro, ma sarebbe stata una caduta di stile istituzionale. Quindi, ma no, ma Zelensky lei ha ragione, posso dire, io la penso come commenti, lei, Berlusconi altro, però, dall'Italia ha risposto. Quando lei mi dice che in Italia non esistono, io non le credo, le dico la verità, perché francamente io penso che la dichiarazione a urne aperte in quanto a Berlusconi anche a lei l'ha fatto trasalire. Donzelli, mi dica la verità. Che lei non ci creda. No, non mi dica che lei quando zio Berlusconi, certo, due domeniche lei, fa non ha che pensato lei non ci caspita, creda. Che sta dicendo? Come lei non credeva. Come lei non credeva che avremmo mai formato il governo perché Berlusconi non avrebbe mai fatto il nome di Meloni, come voi non avreste mai creduto che il governo rimaneva compatto per la finanziaria. Non ci avete mai creduto, ma poi sempre insieme siamo rimasti, quindi legittimamente non ci credete. Noi continuiamo a dimostrarvi il contrario. È diverso quello che le dico, le sto chiedendo da persona che, da nella sua versione cittadino italiano, e lei non è rimasto un po' stupito dalle parole di Berlusconi a urne aperte quella domenica? Credo di sì, eppure Giorgia secondo me. Guardi, io sono sempre stato molto rassicurato da tutti i voti del centrodestra compatti su questi temi in Italia e in Europa, cosa che non avviene alle opposizioni, che in realtà provano a dare lezioni al centrodestra, ma sono sempre molto divisi anche all'interno dei loro partiti. Quindi il centrodestra è compatto, è una politica estera seria, comune, ma certamente ci sono opinioni diverse, è giusto parlarne, discutere, perché altrimenti saremo tutti lo stesso partito. Poi arriviamo nei momenti del voto e votiamo compatti. Donzelli, buongiorno. Una cosa. È Fabrizio Roncone, sì. Donzelli. Donzelli, buongiorno. Io capisco che dopo il disastro. Piacere, lei chiedo deve... scusa, non l'avevo vista e non riconosciuta. No, ma scherza, Donzelli, buongiorno. No, dicevo, dico con un sorriso, dico. Capisco che dopo i disastri con Del Mastro lei adesso fa quello, diciamo, vola basso, è rassicurante. Non ci provi. È rassicurante. Però no, adesso. Non ci provi, non c'è nessun disastro. Donzelli, ma andiamo avanti. Donzelli, senta, no. Però adesso lei che ci vuole far credere che Forza Italia e la Lega sono schierati in politica estera come Fratelli d'Italia, lei capisce che poi c'è un limite, vabbè che sono le 11:30 e c'è tutta la giornata davanti, quindi siamo tutti di buon umore, però non è possibile, no? Cioè è chiaro che è evidente, cioè ieri Romeo ha fatto delle dichiarazioni precise. Le armi, hanno detto le cose molto... Guardi, certamente ci sono delle opinioni che ovviamente ciascuno esprime ed è giusto che vengano espresse. Invito Roncone e tutti gli osservatori a trovare un solo voto finora alla Camera o al Senato in cui ci sia un solo deputato o senatore che ha votato diversamente ma in modo non compatto a tutto il centrodestra. Quindi per il momento il centrodestra è stato compattissimo. Mi permetta di incalzarla, come si dice... Però adesso il problema è un altro. Poco fa Mirta ci ha fatto vedere dei sondaggi in cui c'è una, diciamo,
sorprendente perché cospicua parte di opinione pubblica italiana che sembra essere, diciamo, non dico filo russa e filo putiniana, ma simpatizzante. Quelli, come lei mi insegna, perché voi questo fate di mestiere, quello è un bacino elettorale formidabile. Allora, non le viene la preoccupazione, il sospetto, il timore che nelle prossime settimane Lega e Forza Italia, per rimontarvi, possano andare tanto a occhieggiare la coalizione? Quel tipo di dissenso. Bisogna di pigliare due votini in più, secondo noi. Posso dire una cosa? Guardate, per il momento non è mai successo. Sì. Se poi dopo succederà, non lo so, ma il fatto... Io mi auguro che la coalizione continui a rimanere compatta, unita, avere una politica estera seria. Per il momento non ho motivo di dubitarlo, perché finora è sempre stato così. Poi, ovviamente, qualcuno dice, potrebbe accadere diversamente. Sì, intanto ci sono le opposizioni che sono già divise e noi che siamo per ora perfettamente compatti. Quindi stare a commentare l'ipotesi che in futuro ci si possa dividere perché qualcuno potrebbe interpretare un desiderio elettorale, mi sembra un po' un'ipotesi del terzo tipo al momento. Allora, Grazie. Sì, no, soltanto una considerazione in merito alla politica estera, perché si diceva la politica estera del governo. Votiamo sempre tutti insieme. C'è dubbio, ma nel momento in cui Berlusconi, perché le affermazioni di Berlusconi sono gravi e non sono, diciamo, riducibili ad una battuta o ad una barzelletta? Perché nel momento in cui Berlusconi dice, ah, bastava che Zelensky lasciasse stare il Donbass, perché questo ha detto, si mette in discussione il principio dell'integrità territoriale dell'Ucraina. E questo è un punto per tutta la comunità internazionale fondamentale, non è un dettaglio. Perché noi stiamo, tutta la comunità internazionale, il mondo libero di cui parlavo prima, difende l'integrità territoriale dell'Ucraina, questo è il punto. E allora capisce che questo aspetto non è un dettaglio ed è per questo che io saluto Donzelli, ma insomma invito a fare chiarezza nella maggioranza, perché non è riducibile come una battuta che fa Berlusconi perché insomma passava di lì e ha fatto una battuta scomposta, ed è la ragione per cui Zelensky ha dovuto replicare. Allora, insomma, ci sono dei problemini con Berlusconi, insomma, forse appunto un chiarimento sarebbe utile, Donzelli, le sta dicendo l'apicerno? Guardi, ovviamente l'apicerno ha un'opinione diversa dalla mia, io credo che il governo sia serenamente compatto, se poi dopo, quando arriveranno prossimi atti in Parlamento e sulla politica estera, e anche l'opposizione dovesse avere la stessa compattezza che ha il centrodestra, avremo finalmente un'Italia unita nel difendere davvero quelli che sono gli interessi occidentali. Per ora il centrodestra lo è stato sempre e confido che continuerà a esserlo, perché non ho nessun segnale diverso da questo. Allora, noi le facciamo i migliori auguri, dopodiché sul serenamente compatto mi è venuto quasi in mente quello stai sereno di Renzi a Letta, così, nel senso che insomma sta serenità, diciamo che dal primo giorno, ancora mi ricordo il bigliettino del Parlamento di Silvio, com'era la Meloni era arrogante, ingenerosa, insomma, anzi, facciamo già scommesso che non sarebbe burrascoso tra Silvio e Giorgia.